La partecipazione è ormai una filosofia di vita di questa regione, non è soltanto il testo di una legge, è appunto un'abitudine mentale e di lavoro. Tutti i piani strategici di settore, dalla cultura e del turismo, sono stati costruiti, PIL Cultura in Puglia e Puglia 365, in collaborazione con le associazioni di categoria, con gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i cittadini, e quindi nascono già dalla vita vissuta. Oggi stiamo presentando i risultati di questo lavoro dopo 4 anni. A dirlo il dirigente del Dipartimento Turismo, Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno, che ieri negli spazi della Fiera del Levante ha coordinato i lavori dei tavoli di confronto per scrivere il futuro della Puglia, lanciando una sfida. Saranno coinvolti i cittadini, gli operatori di settore, le istituzioni, le associazioni di categoria e le imprese per proseguire in una logica di programmazione e pianificazione strategica. Non è facile, richiede tempo, impegno, costanza, e però è la strada che dobbiamo seguire. Non possiamo accontentarci dei risultati clamorosi che gli arrivi, le presenze, il numero di eventi che si sono moltiplicati in questi anni, il numero di imprese culturali e creative che sono cresciute, l'occupazione che si è generata nel settore, facendone un vero modello di sviluppo economico, alternativo a quelli che abbiamo conosciuto fino ad ora. Ecco, non possiamo accontentarci, adesso dobbiamo lavorare sulla sfida della qualità, sulla sfida dell'accoglienza, sulla sfida del fare sistema, sulla sfida dell'innovazione, non soltanto di prodotto ma soprattutto di processo, sulla sfida dell'intercettare quello che il mondo oggi ci chiede, perché abbiamo la fortuna di non dover andare noi a chiedere, ma oggi noi siamo richiesti, siamo ricercati. Ripeto, non ci deve portare questo a sederci sugli allori, ad accomodarci sul successo, ma a continuare a lavorare, a rilanciare. Avendo presente un dato, che il futuro della Puglia, anche e soprattutto dal punto di vista del turismo e della cultura, sta nel Mediterraneo. La Puglia come piattaforma nel Mediterraneo è una prospettiva innanzitutto culturale. Questo si manifesta anche nei voli che quotidianamente partono e arrivano a Bari, ormai da ogni parte del mondo. Perché la civiltà è nata nel Mediterraneo, che oggi sta riacquisendo una sua centralità, ma diventa un'occasione straordinaria di sviluppo economico, di crescita, di interazioni, di globalizzazione controllata, guidata, quando c'è un'ispirazione forte. E questa è la ragione per cui apriremo i voli diretti con la Cina, l'abbiamo già fatto con la Russia, lo faremo con gli Stati Uniti, con il Canada, queste destinazioni target che andranno ad implementare in maniera forte una presenza pugliese nel mondo, ma anche una crescita del senso di comunità della Puglia, che ovviamente è inorgoglita dal fatto di essere oggi ricercata come destinazione di eccellenza. Bari è la quinta destinazione best in Europe di Lonely Planet, la Puglia è una delle 52 location da non perdere nel 2019 secondo il New York Times. Tutte cose spesso mi chiedono se abbiamo pagato questo tipo di campagna. Assolutamente no, abbiamo portato avanti una campagna di promozione e di valorizzazione territoriale che certo è arrivata a Times Square, ma dietro ha un sistema che oggi è orgoglioso di sé, della propria dignità, della propria storia, delle proprie radici, ma anche alla consapevolezza di quelle ali che possono proiettare la Puglia nel futuro senza alcun timore, senza alcuna paura, ma con grandi invece speranze.